Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Vediamo le principali novità di Linux Mint 20.1 Ulissa e come aggiornare dalla versione 20. L'8 gennaio 2021 il team di Linux Mint ha annunciato l'uscita della versione finale di Linux Mint 20.1 Ulissa, nelle edizioni Cinnamon, Mate e XFCE. Linux Mint 20.1 è una versione con supporto a lungo termine basata su Ubuntu 20.04 ed il kernel 5.4 e sarà supportata ed aggiornata fino al 2025. Fino a tutto il 2022 il team lavorerà esclusivamente su questa base per rendere più semplici gli aggiornamenti minori di versione. Ti capita mai di impazzire per trovare un particolare sito web tra varie finestre e schede del browser già aperte? Ti piacerebbe semplicemente essere in grado di lanciare i tuoi siti internet preferiti ed eseguirli in una specifica finestra, proprio come se fossero applicazioni desktop? Ebbene, durante l'estate il team ha annunciato lo sviluppo di Web Apps, tradotto in applicazioni web, per semplificare la gestione delle finestre desktop, specie per siti internet di consultazione più frequente. Si tratta di una delle novità che trovo più interessante di questo primo aggiornamento di Linux Mint 20. Facilissimo aggiungere una web app indicando l'indirizzo del sito web. Applicazioni web posiziona l'icona giusta o scarica un elenco di quelle trovate in rete per il sito selezionato. Si può scegliere all'interno di quale categoria di menu inserire la nuova applicazione, quale browser tra quelli installati usare per lanciarla e anche specifiche opzioni per la gestione delle finestre. E questo non solo consente di eseguire un sito internet in una specifica finestra, ma anche di vedere questa stessa applicazione tra l'elenco di quelle aperte e selezionabili ad esempio con la combinazione di tasti Alt più Tab, proprio perché separate dal browser. E anche di fissare nella barra del pannello l'applicazione stessa, rendendo il lancio del sito web istantaneo e immediatamente distinguibile da altre applicazioni aperte, browser compreso. Una volta creata una nuova web app, questa può venire inserita all'interno del menu Applicazioni di Linux Mint. Hypnotix è un'altra novità tra le applicazioni di Linux Mint 20.1. Annunciata durante l'estate, si tratta di un'applicazione di IPTV, ovvero la possibilità di effettuare streaming di playlist M3U per vedere canali televisivi in chiaro di tutto il mondo. Hypnotix viene fornito con un solo provider di contenuti, ma se ne possono aggiungere di nuovi e te ne indico alcuni indirizzi che io ho già testato e che sono funzionanti. Se il tuo provider di contenuti IPTV supporta anche EPG, potrai avere anche una guida integrata alla programmazione dei singoli canali. Inoltre, se il tuo fornitore dispone di una sezione VOD, Hypnotix sarà anche in grado di supportare film e serie TV. Quante volte quotidianamente usando Linux Mint abbiamo necessità di accedere ai medesimi file o le stesse cartelle? Prima di Mint 20.1 avremmo raggiunto la posizione con il file manager, oppure aggiunto segnalibri sempre nel file manager, o ancora avremmo cercato tra i file recenti o riempito il desktop di collegamenti. Ma ora è stato introdotto un nuovo sistema, quello dei preferiti. Nel file manager, in tutte e tre le versioni di Linux Mint 20.1, clicca con il pulsante destro su di una cartella o un file di uso frequente e clicca sulla voce Aggiungi a preferiti. La cartella o il file saranno contrassegnati con una stella e posizionati in cima all'elenco nel percorso in cui si trovi. Inoltre, un'icona a forma di stella apparirà nel pannello delle applet e con un clic potrai accedere in un attimo alla sua posizione con il file manager. Non solo, nel file manager, in modalità mostra le risorse, nella colonna a sinistra viene aggiunta un'icona per l'accesso diretto e la modifica dei preferiti. Una categoria preferiti viene ulteriormente aggiunta al menu principale. Le funzionalità sono estese anche ad alcune delle applicazioni specifiche di Mint chiamate X-Apps, come il blocco note XED, il visualizzatore di immagini X-Viewer, il visualizzatore di documenti X-Reader, ma anche Pix e Warpinator.
Per quanto riguarda l'edizione Cinnamon di Linux Mint 20.1, ci sono novità anche per l'ambiente desktop. Le performance sono state notevolmente migliorate anche per le risoluzioni più alte come il 4K grazie ad un differente motore JavaScript. È stato migliorato il supporto per le spices, le cosiddette spezie che consentono di integrare il desktop con ulteriori funzioni ed effetti scaricabili oppure nuovi temi. È stata semplificata la retrocompatibilità consentendo agli sviluppatori di distribuire codice differente a seconda della versione di Mint utilizzata. È stato migliorato ulteriormente il supporto per le applicazioni Flatpak che consentono di adoperare le ultimissime versioni delle applicazioni preferite con tutte le librerie necessarie al funzionamento rispetto a quelle che possono essere installate dai repository ufficiali. Un'altra novità di piccolo rilievo è la sovraimpressione della percentuale di volume durante le modifiche del volume stesso. Sono state ulteriormente migliorate nel file manager Nemo di Linux Mint Cinnamon le prestazioni, specie nello spostamento di file tra cartelle differenti e anche per supportare la creazione di anteprime, cosiddette thumbnail, per file multimediali fino a 64 GB di dimensione. Inoltre, HP-Lib, per il supporto nativo di stampanti HP, è stato ulteriormente aggiornato alla versione 3.20.11 per garantire il miglior supporto per periferiche nuove di HP. Sono stati apportati ulteriori miglioramenti a Warpinator, l'applicazione apprezzata anche da utenti di Linux che non siano utenti di Linux Mint e che consente la condivisione rapida di file tra postazioni collegate allo stesso router anche in assenza di una rete locale. Sono state apportate migliorie nella gestione del traffico di pacchetti ed altre relative alla titolarità di permessi sui file scambiati. Tra le ultime migliorie da segnalare è quella dell'accelerazione video hardware che è stata abilitata per impostazione predefinita nel riproduttore video celluloid. Nella maggior parte dei computer questo dovrebbe garantire maggiore fluidità delle immagini, migliore performance e minor carico sulla CPU. Ultima ma non ultima, la novità che riguarda il browser Chromium, che è stato appositamente compilato dal team Linux Mint e reso disponibile direttamente nei repository ufficiali senza ricorrere al sistema di installazione di pacchetti SnapD come utilizzato in Ubuntu. Circa l'aggiornamento, adesso mi sento tranquillo nel dire che se hai ancora una versione 19.3 o precedenti di Linux Mint, puoi pensare seriamente ad un aggiornamento alla versione Linux Mint 20.1. Non sono sicuro che coloro che hanno una edizione del 2019 di Linux Mint potranno ricevere direttamente l'aggiornamento alla versione 20.1 senza passare per la versione 20. Gli utenti di Linux Mint 20 invece potrebbero avere già trovato aggiornamenti relativi ai pacchetti che indicano di solito la disponibilità di una nuova versione, così come è successo a me un paio di giorni dopo il rilascio ufficiale. Al termine degli aggiornamenti per Linux Mint 20 ho ricevuto una notifica dai rapporti di sistema che mi informava dell'uscita di Linux Mint 20.1 Ulissa e su come aggiornare senza dover procedere ad una reinstallazione. Come di consueto, il blog ufficiale di Linux Mint riporta un post per ciascuna delle edizioni rilasciate e per ciascuna di esse riepiloga requisiti minimi che non cambiano rispetto alla versione 20 e contiene ulteriori informazioni come novità e note di rilascio. Non poche problematiche, che hanno però coinvolto solo parte degli utenti, erano state riscontrate nella base Ubuntu di Mint 20 Juliana rilasciata a fine giugno. L'aggiornamento della versione è quindi particolarmente interessante e potrebbe spazzare via molti dei problemi che anche utenti di Ubuntu 20.04 hanno riscontrato, specie con driver grafici, di stampanti e scanner e con i touchpad nei computer portatili. I primi pacchetti coinvolti per eseguire un aggiornamento di versione sono solitamente Mint Update o Mint Upgrade Info. Suppongo che possano seguire un cosiddetto rollout, quindi un rilascio un po' alla volta, e non è detto che arrivino a tutti contemporaneamente. In uno dei miei computer con Linux Mint 20 non avevo ancora ricevuto tali pacchetti ed un controllo forzato comunque mostrava che il mio sistema era aggiornato.
Ho poi cambiato le origini software dal menu modifica del gestore aggiornamenti e mi è stato notificato l'aggiornamento proprio di gestore aggiornamenti. Dopodiché sono apparsi i nuovi aggiornamenti dei pacchetti tra cui Mint Drivers, Mint Mirrors e Mint System. Al termine degli aggiornamenti la piccola icona Applet con punto esclamativo è apparsa. È anzitutto consigliata la creazione di un cosiddetto snapshot con timeshift per poter riportare la propria installazione alla versione precedente in caso il processo di aggiornamento non vada a buon fine. La procedura di aggiornamento è stata ulteriormente semplificata rispetto a quella che consentiva il passaggio dalle versioni del 2019 a Linux Mint 20. Il team consiglia comunque di disattivare lo screensaver e di aggiornare eventuali applet, desklet e spices dalle impostazioni di sistema. Se i rapporti di sistema ti hanno già informato della disponibilità dell'aggiornamento a 20.1, puoi cliccare nel link indicato. Oppure puoi aprire il gestore aggiornamenti dalla piccola icona applet a forma di scudo e nel menu sotto la voce modifica troverai la voce aggiorna Linux Mint 20.1 Ulissa. È stata introdotta una finestra in più step che riepiloga requisiti, novità e include le procedure di aggiornamento. Si viene avvisati del fatto che nuove versioni possono portare con sé nuovi problemi e bisogna esserne informati o accertare in anticipo se la propria configurazione richiede verifiche prima di procedere. Nel caso si sia posti di fronte alla scelta se lasciare inalterati eventuali file di configurazione o rimpiazzarli, il team di Mint suggerisce il rimpiazzo. Autorizzando l'aggiornamento con la pressione sul pulsante applica, si avvia l'aggiornamento vero e proprio. La procedura rispetto a quella di aggiornamento a Linux Mint 20 Juliana è di una semplicità, rapidità ed efficienza imparagonabili. Due o tre cicli di scaricamento e relative configurazioni di pacchetti e nel giro di poco più di 5 minuti in un PC fisso con Intel i3 di settima generazione e attraverso una connessione 4G ed il sistema è pronto per il riavvio, che è filato liscio come l'olio. Anche programmi esterni ai repository ufficiali o con i propri PPA precedentemente impostati non paiono dare alcun problema. Bene, anche per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e di attivare le notifiche per sapere quando pubblicherò il prossimo video. Grazie per la tua attenzione e al prossimo video. Ciao!